Salve a tutti, siamo qui, il collettivo autonomo degli studenti italiani, 3 ottobre. Siamo sempre più stufi di questa privatizzazione dello studio, della voglia di sapere. Siamo stufi, noi non ce la facciamo più, la voglia di scoprire nuove cose viene sempre più bloccata dalla speculazione delle case editrici. La scuola in quanto pubblica deve essere accessibile a tutti, ma con i prezzi in aumento continuamente di questi libri, di fatto la scuola non è accessibile a tutti, è accessibile solo per chi se lo può permettere economicamente. Il 4 ottobre saremo in piazza, il 16 ottobre parteciperemo allo sciopero generale. Questo è solo l'inizio del caldo autunno che aspetta questo paese. Siamo qui per rilanciare la mobilitazione del 10 ottobre, dove scenderemo nelle piazze con tutte le varie formazioni giovanili e studentesche dentro le scuole. Siamo proprio qui proprio in questo negozio perché qui si vendono i libri, dove lo studente porta i libri e gli vengono pagati proprio pochissimo, un prezzo stracciato, e dove vengono rivenduti col 150% di interesse, e questo credo che non è comodo allo studente, ma fa solo comodo a chi vuole specularci con questi libri. Siamo qui proprio per protestare contro questo negozio, ma in generale contro tutto questo sistema che va avanti sulla scuola pubblica e va avanti in questo paese. Oggi a Pisa siamo venuti di fronte a Libraccio, che è un negozio dove vendono libri anche usati, e siamo venuti per rivendicare i nostri diritti di studenti, che qui ci vendono dei libri a prezzi come 20-30 euro e gli stessi libri che glieli porti e ti danno 2-3 euro, e non è una cosa accettabile. Perché per comprare ogni volta i libri ogni anno ci vogliono centinaia di euro, e poi sono libri uguali a quelli dell'anno scorso, cambia solo l'edizione, il che è uno schifo, perché non si può andare avanti così. C'è gente che guadagna 800 euro al mese e gli tocca spendere 200 euro per i libri, e non va bene.